In questa villetta di Vigonovo Giulia coltivava i suoi sogni, gli studi, la laurea. Ora questo tappeto di fiori e biglietti racconta di un sogno infranto e di una vita spezzata. Discreti e silenziosi arrivano al cancello per portare vicinanza e affetto. Non hanno mai conosciuto Giulia, ma è come se fosse figlia, sorella, nipote di tutta la comunità. Poteva essere una nostra figlia. Dei figli? Una figlia di 15 anni che si affaccia adesso al mondo dell'amore, che dovrebbe essere bello. E purtroppo non è così. Pensare che comunque sarebbe potuto accadere anche a me e mi ha fatto riflettere ed è stato veramente straziante. Il via vai silenzioso di parenti e amici. Rabbia, tanta rabbia. Non riusciamo a volte a capire proprio i nostri figli. C'è paura. C'è paura sicuramente, non è più il mondo che c'era una volta, no? Si va fuori anche con chi si conosce, si rischia anche la vita a volte. Non ci può essere domani un'altra Giulia, non ci può essere domani un'altra Giulia. Il conforto, il sostegno diventano un'onda che abbraccia la famiglia e invade le strade. A Padova, dove Giulia frequentava l'università, gli studenti urlano la loro rabbia. Perché siete qui? Perché è ora che finisca tutta questa tragedia, perché ogni volta diciamo che deve finire e invece puntualmente si ripete. Perché bisogna far vedere che si lotta, che non siamo sole. Io sono qui perché sono stanca e arrabbiata, perché questo non è un evento raro, non è una novità, non è qualcosa che nessuno si aspettava, ma è qualcosa che tutti già sapevano. A Vigonovo, il paese di Giulia, in un silenzio irreale, la commozione si unisce all'indignazione. Grande affetto e rispetto per Giulia, quello che è venuto a mancare. Insomma, queste cose non appartengono alle cose possibili e quindi bisogna proprio scendere, metterci la faccia, essere uniti e dire basta. E dire basta.